Il Chieti blocca sul nulla di fatto il Vasto Girardi al Filippo di Tella, meglio i neroverdi abruzzesi nella prima fase dell'incontro, agli altomolisani secondi 45 minuti, ma alla fine un solo punto a testa con più di qualche recriminazione. A dirigere il fischietto campano d'Andria di Nocera inferiore. Mercuri per gli ospiti dopo una manciata di minuti si inserisce in area sul tiro di Riosa e la butta dentro. La gioia del gol dura però poco per la segnalazione del numero 8 al di là della linea difensiva dei locali. Dopo il quarto d'ora si fa notare Hernandez per i molisani dalla distanza. Serra c'è e para con sicurezza. A fare la partita sono i teatini di Mister Chianese. Le ripartenze sono affidate invece agli avanti del Vasto Girardi. A 4 minuti dall'intervallo il portiere di casa Petriccione finisce rovinosamente su Rossi. Il direttore di gara decreta la massima punizione dagli 11 metri. L'attaccante Cesario porta i suoi al riposo in vantaggio di una rete, nonostante l'estremo tentativo di Petriccione di evitare il KO. Ruggeri suona la carica per i suoi nel secondo tempo e al minuto 11 lo stesso capitano rimette le cose a posto a modo suo. Calcio piazzato imprendibile per il portiere avversario Serra, costretto ad inchinarsi davanti alla traiettoria della sfera. A metà ripresa Mercuri si vede sbattuto in faccia dall'arbitro Salernitano il secondo giallo e viene spedito anzitempo negli spogliatoi. Il Vasto Girardi in superiorità numerica prova a stringere Chieti nella propria metà campo, ma bisognerà attendere i minuti di recupero per l'ultimo vero assalto alla porta di Serra, che salva i suoi dalla capitolazione sulla inzuccata di McNee da calcio d'angolo. Con questo risultato i molisani di Tommaso Coletti mantengono un punto di vantaggio proprio sugli avversari di giornata. Da domani però dovranno incominciare a guardarsi alle spalle per non finire in zona play-out.